Ciao a tutti, qui Luca Raldiri dal negozio Tutto Spinning di Pusiano e come ogni lunedì siamo qui per parlare del prodotto della settimana. Nelle ultime settimane devo ammettere che questa rubrica ha avuto un po' di cambiamenti. Sto provando a renderla un po' più dinamica, cambiarla, cambiare posizione. Oggi siamo tornati qui in quest'angolo del negozio sul tavolo per vedere queste nuove canne. Sto apparecchiando un attimino questo tavolo per fare un po' meglio degli unboxing. Mi sono accorto per esempio che il video di settimana scorsa sul Twin Power FD, le riprese che ho fatto dall'alto mentre unboxavo questo nuovo mulinello non mi sono piaciute, semplicemente perché il tavolo dove ho fatto quelle riprese era lucido e la luce che c'era sopra rifletteva. Quindi invece oggi siamo tornati su questo tavolo per un nuovo unboxing, una nuova anteprima, perché oggi parliamo di una canna sempre di Shimano, come avrete certamente capito dal titolo, anteprima di questa stagione Trota 2020. Infatti sto parlando delle nuove Shimano Trot Native Special Progressive, serie di canne molto particolare, progettata in Italia dai pescatori italiani, dal team di pescatori italiani agonisti in seno a Shimano, gente del calibro di Max Gibaudo, campione del mondo, non mi ricordo in che anno, comunque campioni del mondo in questa disciplina, che hanno voluto realizzare una serie dedicata espressamente dai pescatori italiani. Adesso vado a sceglierne una, la scartiamo, la guardiamo nello specifico e poi sarà anche quella che utilizzerò in pesca per andare a fare questa mia sacrosanta apertura finalmente. E la farò proprio con questa canna più il Twin Power FD che abbiamo visto settimana scorsa. Molto bene, quindi qui abbiamo la Trot Native, per l'occasione ho scelto la 70L, la seconda in ordine di grandezza partendo dal basso della serie, serie molto ampia, pensata per tutti quei pescatori che vanno a pescare la trota, sia in torrenti di medio piccola portata con lei e con la sua sorellina minore, la 66, fino a crescere mano a mano con misure più classiche, fino ad arrivare a chi pesca con attrezzature medio potenti, medio pesanti, in fiume, medio grossi, con buona portata, anche a caccia di trote di buona dimensione, di buona taglia. Partiamo con l'unboxing della canna, canna che arriva con tipico foderino in vellutino con la scritta Shimano Trot Native. Come tutte le canne Shimano, sull'etichetta ritroviamo, oltre al codice a barre, la sigla relativa al modello. In questo caso la sigla iniziale, il prefisso è TNS PFS, che sta per Trot Native Special Progressive Fast, probabilmente la F non mi ricordo cosa identifichi, comunque 70L è la misura della canna. Andiamo ad aprirla. Foderino come sempre tagliato in due con il velcro per chiuderlo, un foderino molto classico, oramai su questa serie di canne sono diventate tutte un po' standard questo tipo di foderini. Prendiamo la cima, tiriamola fuori, e poi la parte sotto della canna. E il foderino lo possiamo togliere perché tanto non ci serve più a niente. Canna due pezzi, come dicevo, tutta la serie è composta da canne due pezzi. Quello che vediamo subito, caratteristica principale, è il manico intero in sughero. Manico intero in sughero che ultimamente era un po' passato di moda, diciamo così. Si vedono tanti manici splittati, come avevo detto già l'anno scorso quando ho visto un'altra canna pensata per la trota in sughero col manico intero, mi è piaciuto molto. In questo caso poi in Shimano sono andati un po' a sciancrare, diciamo così, a rendere un po' non dritto ma a scavare un po' questo manico in sughero, quindi non è proprio il classico tubetto dritto ma c'è della lavorazione, lo rende molto bello, molto ergonomico. Manico un po' lunghetto, forse questo derivante anche dall'esperienza dei pescatori italiani, degli agonisti italiani, che comunque sanno l'importanza di avere un bel manico lungo per andare in appoggio, per riuscire a lanciare, per poterlo prendere a due mani durante il lancio. Quindi canna dal look molto classico e dall'azione decisamente molto classica.
Sorvolo un attimo sul portamulinello per andare subito a farvi notare il grezzo. Grezzo in HPC 100, ormai grezzo carbonio di, straconosciuto di Shimano, utilizzato su molte serie della casa giapponese, soprattutto per quelle linee di canne per il mercato europeo. Sulla canna troviamo indicazione della casa Shimano, nero oro su nero, molto bella, molto classica, la scritta Trot Native, il logo che identifica la serie, e poi la denominazione Special Progressive. Per i pescatori un po' più anzianotti, diciamo così, o comunque con un po' più di esperienza, diciamo così, la scritta Special Progressive ricorderà tantissimo delle vecchie serie di Shimano dedicate a pesca alla trota, molto molto belle, molto molto apprezzate all'epoca, e onestamente mi ha dato un po' di nostalgia rivederla su una canna finalmente. Poi dall'altra parte troviamo le indicazioni relative alla sigla della canna, quella che abbiamo trovato anche sul manico. Ritroviamo Trot Native SP Special Progressive, la misura, l'azione, UL medium, moderate fast, la lunghezza 213 cm, quindi per questa 7 piedi, una 2,10 grammi, come abbiamo detto, moderate fast. I colori della canna, mi ricordano molto, e ovviamente sono stati fatti, me l'hanno confermato in Shimano, quelli del Cardiff di Shimano, il mulinello, che è stato un po' l'identificativo della pesca alla trota, quindi colore verde unito a questo argento molto forte che è stato ripreso anche sul portamulinello, di cui parliamo dopo, e il sughero che caratterizza anche il pomello del Cardiff. Quindi ovviamente su questa serie di canne loro sono voluti andare a mantenere questa selezione di colori. Anelli Fuji Alconite profilo K. Questi sono i KL se non sbaglio, mentre sulle serie più potenti, la 8 piedi, la 8 piedi e 6, abbiamo degli anelli K. Questi invece sono i KL. Alconite, dicevo, non è stato scelto, come viene fatto ultimamente, l'utilizzo della serie Fuzz Light, anche un po' perché la serie Fuzz Light Shimano l'ha già inserita su altre canne, quindi era magari un po' in ripetizione. Sono andati più sulla classica Alconite, che comunque è un anello, una serie di grande qualità che ha già dato grandi soddisfazioni. Veniamo a parlare un po' del portamulinello finalmente, quello che è un po' forse la parte di questa canna che mi piace un po' meno. Il portamulinello è un SeaGuide XVS, classico portamulinello che abbiamo già visto su altre canne di serie, non di Shimano, se non ricordo male Shimano, non mi ricordo una serie di Shimano che monta portamulinello SeaGuide, ma comunque il SeaGuide lo vediamo ad esempio tanto su serie per esempio di Savage Gear, lo stiamo vedendo ultimamente, anche se non con questo modello se non ricordo male, su serie di Molix come la Fioretto Essence. Quindi SeaGuide sta un po' prendendo piede anche da noi sulle canne che vengono commercializzate qui in Europa. Dicevo, portamulinello, non ho nulla da dire con questo portamulinello, che comunque ha già dimostrato di essere di ottima qualità, di plastica comunque va bene, ma comunque di buona qualità, e di dare una solida stretta al mulinello quando una volta che è stato collegato alla canna. Ma quello che mi lascia un po' perplesso è questa verniciatura. Si vede subito, non so se si capisce in camera, che la verniciatura è stata fatta a posteriori, come se i portamulinelli sono stati comprati grezzi, diciamo così, e verniciati successivamente. Infatti si vede, non so, è come se si vede qua la righetta del portamulinello grezzo carteggiata magari male, in particolare è un po' qua, si vedono delle sbavature di vernice, come se qua all'intorno del logo è stato carteggiato male. Niente di tragico, sia chiaro, niente che inficia sull'utilizzo di questa canna. Però, insomma, non lo so, questo argento fatto così, verniciato dopo, mi lascio un po' perplesso. Però, appunto, sono fisime un po' da perfezionista. Molto bello, poi, questo anellino, questa decorazione in anello sulla ghiera,
che va a chiudere il portamulinello. Invece questa qua mi è piaciuta molto. Ma veniamo un po' a parlare della serie più nel su un quadro generale, mentre intanto mi monto questa sette piedi che sarà la mia compagna per questa apertura 2020. E l'azione sì, è proprio quella delle Special Progressive che mi ricordavo io. Guardate che bella tonda, comunque con una bella schiena. Guardate, non so se riesco a farvela vedere in canna, una canna progressiva, come dice il nome stesso. Una classica canna da trota, non estrema come quelle che si stanno vedendo adesso, un po' più rapidine, ma morbida, ma non eccessivamente morbida comunque. Qua stiamo parlando di una 2-10 grammi, secondo me è perfetta per affrontare quei torrenti medi. Forse questa è secondo me la più all around della serie, ci permette di andare sia sui torrentini medio piccoli che nei torrenti un po' più grandicelli. La 6 piedi e 6 comunque, che è la sorella minore, la canna di partenza della serie, anche quella è comunque una serie abbastanza all around. Tendenzialmente penso che in Shimano e il team di Ghibaudo e co non si siano voluti ad entrare in quel mondo ultralight. Comunque sono garisti, sono abituati a aver bisogno di canne che comunque tirano fuori schiena, le trotte devono farle uscire, di poterle combattere adeguatamente quando sei in corrente, quindi magari un po' meno giocose, diciamo così, un po' meno sbarazzine, ma più concrete come canne. Sia la 6 piedi 6 che questa 7 piedi sono comunque canne che vanno bene sia nel medio leggero che nella pesca un po' più pesante. Fanno parte della serie poi anche un'altra 7 piedi più potente, che arriva fino a 15 grammi, diciamo una canna un po' più old school, sì, probabilmente la più old school della serie. E poi andiamo a crescere, passiamo per 2 7 piedi e 6, personalmente due canne che vedo bene per quei torrentoni, quei fiumi di magari di fondovalle un po' più grandicelli, ma comunque con una portata meno importante, meno aggressiva, comunque, o magari per pescare anche il lago, perché no? E poi andiamo sulla 8 piedi e la 8 piedi e 6, che arrivano fino a 2 once di lancio, e qui sono ovviamente canne pensate dichiaratamente per andare a caccia delle grosse trote di taglia, magari della grossa marmorata nei fiumi di fondovalle. Questa serie Special Progressive sarà disponibile da penso più o meno la metà di marzo 2020 nei negozi italiani, e ovviamente la potrete trovare su tuttospinning.com. Se cliccate il link in descrizione potete già trovare disponibili tutte le informazioni di questa serie, infatti le ho caricate tutte quante sul sito. Se poi invece vi state guardando questo video, magari sono già arrivate nei negozi italiani, sul sito le potete trovare già disponibili. Oppure magari contattatemi se magari volete già ordinare o volete tenere da parte questa una, in particolare modello di questa canna, o se magari volete qualche consiglio in più, qualche indicazione in più per sapere magari come muovervi. Spero finalmente di aver trovato un format decisivo per la rubrica Il prodotto della settimana e per questi miei unboxing. Spero che questo nuovo video vi sia piaciuto, spero che questo nuovo format vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like al video e magari condividetelo con i vostri amici su Facebook. Se volete rimanere sempre aggiornati su quando arriveranno queste Trout Native Special Progressive in negozio, oppure su quando su altre novità che arrivano sempre in negozio, vi invito a seguirmi sulla pagina Instagram e Facebook di Tutto Spinning. Trovate come sempre il link in descrizione e iscrivetevi al canale, ovviamente, per non perdervi i prossimi video, e attivate la campanella in modo da essere sempre avvertiti. Non mi resta che andare a montare il mulinello su questa canna e preparare le esche, perché finalmente si va a fare apertura della trota. E noi ci vediamo settimana prossima con tutti sicuramente un altro video, e voi magari intanto, come sempre, andate a pescare.